Buonasera, mi chiamo Paolo Barnard, sono un giornalista. Io ho una domanda, sempre mi ricollego proprio al tema dell'imprenditore cittadino. È un po' ingiusto quello che lei dice, perché fra la teoria di quello che lei ha detto e la pratica c'è un oceano. Questo oceano è fatto, uno, di conoscenze, cittadino, per riuscire a mobilitarsi in maniera significativa contro un'ingiustizia amministrativa, politica, qualunque tipo deve avere una conoscenza che spesso non ha. Energia, che spesso non c'è, perché la nostra vita è molto faticosa, quindi ci manca il tempo, che spesso non c'è, perché fra le 20 persone il tempo per riuscire a fare la prima carica, la seconda carica, la terza, non c'è, obiettivamente non c'è. E poi ci vuole anche un po' di coraggio, perché quando si passa a un livello di scontro un pochino superiore alla protesta con uno che sta in un ufficio, si rischia anche fisicamente. Io sono stato picchiato dalla Guardia di Finanza, c'è una denuncia regolarmente fatta a Bologna per aver difeso un cittadino che veniva menato a sua volta. Un signore seduto in questa sala è stato sequestrato dalla Digos per aver aperto un cartello senza insulti davanti a dei grossi pezzi della politica italiana, alla festa dell'unità, sequestrato e costretto a stare seduto su una sedia, che è un vero e proprio sequestro di persone. Quindi ci vuole anche un certo coraggio. Mi dispiace doverlo dire, ma le forze dell'ordine in questi casi non sono sempre all'altezza della divisa che portano. E quando si superano queste quattro cose, c'è poi il muro di gomma delle amministrazioni. Io sono uno specialista di questo perché ho fatto delle battaglie all'infinito. Vi cito l'ultimo in ordine di tempo, quando mi sono trovato in Piazza Maggiore a Bologna con degli ammalati terminali che per disperazione, dopo una vita di lettere, di proteste, di fax, hanno bloccato il traffico in centro a Bologna con le carrozzelle e le barelle per cercare di ottenere ascolto dall'amministrazione di essa a Bologna. Mi dispiace dover dire anche questo. L'attenzione non solo non c'è stata, ma nessun giornale a Bologna ha pubblicato una notizia. Sono stati completamente oscurati. A questo punto io ho avuto l'istinto del terrorista. Ho detto che bisogna sparare a sta gente, perché c'è un muro di gomma talmente forte, e mi dispiace per il neo amministratore Mancuso, ma è così, e di battaglie ne ho fatte Mancuso, ma tante. E il muro di gomma è sempre quello. Lei provi a spostare un medico da un ospedale. È una roba incredibile. No, poi chiedo scusa, non volevo fare della demagogia, ma poi c'è il grande muro di gomma di cui avete parlato questa sera voi, e non vi rubo la scena, che è il grande muro di gomma che sta sopra. Allora, alla fine, questo cittadino, Gherardo Colombo, come fa? Cioè, come ne usciamo da qui? Perché un conto è dire sì, mettetevi insieme e lottate, ma questi sono gli ostacoli della vita reale. E come se ne esce? Qui si tratta proprio di intendersi, no? Si tratta di intendersi perché. È certo che se un cittadino per conto suo, e sempre e soltanto quel cittadino per conto suo, o 10 o 50 su 50 milioni, mantengono un comportamento, intervengono, partecipano, certo che non succede niente. Certo che non succede niente. Allora, si tratta di intendersi e vedere che cosa ho creduto di aver detto questa sera. Si tratta di modificare l'atteggiamento complessivo della cittadinanza nei confronti delle regole, anche attraverso il proprio impegno. Ha ragione Paolo Barnard a dire che ha provato tante volte e ha avuto tante volte insuccesso. Però ci ha provato lui e ci hanno provato pochi altri. In una situazione generale in cui ce ne sono molti di più di quelli che ci provano, ma molti e molti e poi ancora molti di più di quelli che ci provano, che invece attraverso la violazione delle regole ottengono dei vantaggi personali. Allora, mettiamo nel bilancio complessivo le centinaia o le migliaia, ma non di più. Ma mettiamoci anche le decine di migliaia di persone che partecipano, che prendono parte alla vita della collettività, da una parte, e mettiamoci i milioni delle persone che evadono le tasse, che evadono la normativa urbanistica e via dicendo, no? Che corrompono. Quanti ne abbiamo trovati? Soltanto a Milano che corrompevano. E allora, se io dovessi fare una statistica su quello che abbiamo trovato a Milano, arriviamo, ma veramente, a dei numeri con tanti zeri. E in una situazione del genere, sicuramente è impossibile. È impossibile, cioè l'alternativa è dire, vabbè, questa è la situazione, andiamo a vivere in Svizzera, per esempio. Io credo che invece una strada ci sia, ma che la strada debba passare necessariamente attraverso l'impegno dei cittadini. Non c'è niente da fare, guardate che i rappresentanti ce li scegliamo noi.
nei limiti in cui si può scegliere. Anche noi accettiamo i limiti che possono venire imposti in ordine alla scelta dei nostri rappresentanti. È tutto un discorso di accettazione, è tutto un discorso di accettazione. Perché è vero che si fa fatica, ma è anche vero che tante persone passano il tempo a prestare la loro vita agli altri perché la vivano gli altri. Come, per esempio, guardando la vita che vivono gli altri nella televisione. Per esempio, è vero che abbiamo tante cose a cui pensare, però è anche vero che si vive. Non è che la vita consista nell'estraniarsi, nel delegare, nel fare in modo che facciano gli altri, magari Paolo Barna con i malati terminali, e basta. E io sono qui a dire esattamente questo, che è il caso di riflettere su se stessi, e di impegnarsi in un modo diverso. Magari tutte le persone che sono qui si impegnano veramente, però magari qualcuno che, se l'idraulico gli chiede con IVA o senza IVA, dice: ma facciamo senza IVA. Non è mai successo a nessuno qui dentro? No, non è mai successo a nessuno qui dentro? Allora cerchiamo di essere meno ipocriti, perché sennò poi, se siamo noi a rovinare il meccanismo e le piccole cose in quel senso non hanno rilievo, però nell'altro senso nemmeno le piccole cose si fanno, allora veramente viviamo nella società che abbiamo contribuito a costruire, nella società che ci meritiamo. E allora si tratta di diversità di impostazione. Io personalmente sono ottimista, e spero di non sbagliarmi, sulla natura del genere umano. E credo che quanto più in profondo va il pensiero, tanto più si riesce a essere degli animali sociali che pensano non soltanto al proprio immediato interesse personale, ma al benessere della collettività. Forse Paolo è un pochino invece pessimista e non crede che la persona possa avere la voglia, svolgere la fatica, avere l'impegno, che una volta che è accompagnato dalla convinzione non diventa neanche più una fatica. Ci sono tante persone che corrono, fanno 10 km al giorno per mantenere la linea e la forma fisica, per essere fit. Correre 10 km al giorno è una fatica. E la si fa volentieri. Perché? Perché si è convinti che fa bene. Altrimenti non ci sono speranze. Io continuo, ogni tanto dico, ma non si può pensare che si potesse pretendere che la rivoluzione francese la facesse il re di Francia. Perché il re di Francia aveva degli altri interessi. E allora io non credo che si possa partire da dove la testa puzza. Perché la testa puzza, perché, ammesso che puzzi sempre, eccetera, ci saranno tante brave persone da tutte le parti, ma perché alla testa si consente di puzzare. Perché non si mette il pesce in frigorifero? E perché il pesce non lo si cambia mai. Ma guardate che sono i cittadini italiani che fanno in modo, perché sono i cittadini italiani, che fanno in modo che la nostra classe dirigente sia tra le più vecchie d'Europa, forse la più vecchia d'Europa. Perché non dimentichiamocelo, chi va a votare siamo noi. E certo che esistono delle limitazioni che sono magari imposte al ricambio, ma certo è che siamo qui tutti in fila che diciamo no, per carità, non lo faccia arrabbiare perché sennò ci aumenta le tasse, perché sennò ci fa questo dispetto. Per essere cittadini bisogna acquistare la mentalità dei cittadini, sennò si continua a rimanere sudditi. E basta. Forse chi non conosce i rapporti tra me e Paolo Barnard dice: ma questo qua come gli parla?
E invece ci conosciamo, siamo venuti insieme, abbiamo discusso di questo tema tutto il giorno in macchina e quindi è andata avanti la discussione. E niente, questa è la spiegazione della mia risposta, della risposta che ho dato a Paolo Berner. Credo che lo conosciate anche come scrittore. Ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, che si chiama Perché ci odiano, e che non ha incontrato una grande attenzione, anzi non ha incontrato nessuna attenzione da parte del pubblico, perché è un libro molto documentato e molto approfondito. Mi permetto di dire una cosa, devo dare un sostegno a quello che ha detto Gherardo Colombo, non per amicizia, per carità, perché è importante dire che quello che lui ha detto sul cambiamento dell'intendimento della pena è già stato fatto, già stato sperimentato nella città più violenta del mondo, New York, dall'83 al 1991, un carcere chiamato BB Resolution, che era una chiatta presa dalla guerra delle Falkland, cioè stata poi presa dopo dalla guerra delle Falkland, e convertita in carcere sperimentale, fece esattamente quello che Colombo ha auspicato, cioè fece un programma di riabilitazione dei carcerati, che ha dato i seguenti risultati. Io andai a fare un servizio, il direttore ci disse che il tasso di recidività di questi criminali della città più pericolosa del mondo era crollato del 73%, i costi di gestione della sicurezza del carcere erano crollati del 92%, un sondaggio dell'ABC a New York diede il 54% dei cittadini di New York favorevoli all'estensione della sperimentazione di riabilitazione in tutte le carceri municipali, e l'amministrazione del nuovo presidente Bush, padre invece diede ordine di chiudere questo esperimento, perché l'opinione pubblica americana generale era contraria alla riabilitazione ma i risultati erano straordinari e la cittadinanza di New York era a favore dell'esperimento. Quindi quello che lui ha detto è già stato fatto e funziona. Volevo solo dare questo contributo.